Signore! Più forte! Signore! Più forte! Signore! Babbo, babbo, che succede? Chi osa interrompere il sonno di Pedor, figlio di Khmer, della tribù di Istar, della terra desolata del Kfnir, uno degli ultimi sette saggi, Bvurganera Astaparin di Vinganit Tuchunetalar, Pedor, colui che era, colui che è stato, colui che sempre sarà, Cicciacchì e Cicciarà. Mi scusi, c'ho un'altra chiamata. Al mio tre. Al tuo tre. Signore! Ma perché me la devo portare io questa borsa che è così pesante? Che cosa faccio adesso? Prendo, torno indietro, ti prendo la borsa, vengo avanti, faccio due volte la strada, dai! Cerca di essere un pochettino contento. Hai ragione, babbo, però siete... Ma come vedi, sto sbandando, vedi, anche... Che senti da che ho! Ma tu cammini o non cammini? No, non cammino. Devo dire, fa schifo. Però Aldo che fa così, è lui che ferma. Cazzo, cammina, per favore. Non cammini, sembra che lui sia sulla firulana. Ma che c'hai i pattini a rotelle? I pattini a rotelle? Forse io l'ho comprati quando ero piccolo. Ai ai, vedi come si fa? Punta, tacco, punta, tacco. Vedi, Don Lucio insegna. Punta, tacco, baby. Punto d'acqua, baby. Ma per cosa arriva? Ma Riet, che te ne fotte? La fatica la faccio solo io. Al mio tre. Al tuo tre. Signore! Signore! Ma che minchia hai visto? Ma io mica non ti ho detto che devi strappargli le orecchie, che ho bisogno del portaceneri. E tu te ne scappi. Ma sei un cretino. Avevamo l'occasione per il tuo portaceneri bellissimo. Proprio fatto e giusto. È stato dall'indovino? Certo che sono stato. E che ti ha detto? Allora, intanto quando sono arrivato lì di fuori, mi ha colpito questa, la grotta dell'indovino. È veramente ponderosa. Bellissimo. Io l'ho chiamato, ho detto: signor indovino! Signor indovino! E lui? Chi è? Cominciamo bene, ho pensato.